100 metri maschili, la gara regina dell'atletica. Vedete in corsia numero 2 con il pettorale numero 1 c'è Mike Rogers, vincitore dello scorso anno, quest'anno 10 secondi netti. L'obiettivo di questa sera è quello di scendere sotto i 10 secondi, ce l'ha già fatta in stagione Isaiah Young, l'altro americano, soltanto ottavo ai trials, dove però ha corso in 9,97, dunque l'unico dei presenti in questa batteria che questa stagione è stato in grado di scendere sotto i 10 secondi. Ci è riuscito in carriera però anche Cleston Bledman, il trinidegno, 9,86 di personale per lui. Partenza valida, parte bene in sesta corsia il trinidegno Bledman, ma poi il piccolo ma velocissimo Mike Rogers va a conquistare la vittoria in 10 e 12 per una seconda volta consecutiva. Il vento qui al comunale è nullo. Rivediamo la potenza di Mike Rogers, che molla leggermente nel finale, che domina comunque gli avversari. Il pedale di lungo chiama il sostegno. 100 metri maschili, dunque con il successo di Mike